Ecco, queste che vedete non sono fiori, ma sono le modificazioni causate dalla puntura di un insetto, l'afide galligeno dell'olmo, che crea questa modificazione. Ecco, qui si vedono due afidi, uno più giovane senza ali e uno con le ali, nell'atto appunto di succhiare la linfa elaborata all'interno della galla.